che molti, moltissimi non conoscono. Ecco, questo è un personaggio del 1600, ecco, questo è il Palazzo San Vitani. Via Felice Cavallotti. In via Felice Cavallotti, sì, questo è l'ingresso, sopra c'è il trigramma famoso, no, di San Bernardino, sì. Noi adesso entriamo, questo è il battente, questo non c'entra niente, questa piccola scalatella e poi ecco lì si accede al giardino. Ora noi prima di andare al giardino visitiamo un secondo la casa, perché è sempre un palazzo di un, no, di un certo stile e di una certa epoca. Qui sì, ci sono molti, molti oggetti di pregio, molti dei quali volutamente non sono stati ripresi per ovvi motivi, inutile sto a spiegare il perché, no? Oh, perché sono oggetti di valore e quindi possono indurre, vero, qualche maniaco, qualche pazzo, no, ad avventure incresciose. Comunque posso dire che ci sono veramente dei meravigliosi gioielli, sì, meravigliosi gioielli d'arte, sì. E naturalmente c'è anche la carta che poi vedremo alla fine, vero? Ecco, chiamiamola così, l'incisione del San Vitani, originale addirittura, vero? Perché ci sono in giro delle copie. Noi abbiamo più volte, vero, fatto vedere case patrizie, no, nobili, e questa, anche questa è una casa, insomma, di un certo valore, di pregio, guardate i cassettoni, insomma, sono meravigliosi. Questo è sempre cassettoni? Sì, sempre cassettoni, sì, variano. Questo signor San Vitani, poi appunto è stato detto dal mio collega di studio Angelo, per l'esattezza, vero? È nato in un viaggio nostro cittadino, quindi nel 1622. Oh, molto presto, figlio, vero, di un notaio e notaio anche lui stesso, insomma, no? Molto presto, insomma, qui proprio, ripeto, come diploma di matricola, no? Matriculato in Almo Collegio Litteratorum Urbi Veteris de anno 1638. Quindi 22-38 sono 16 anni, non è che so, quindi addirittura a 16 anni, vero? Questo addirittura, ecco, si è matriculato in Almo Collegio dei Letterati, ecco. Che cosa ha fatto? Ben presto ha lasciato Orvieto, vero? E se n'è andato a Roma per 6 anni, lui disse, o ha detto, per fare esperienza nel campo appunto, no, del notarile, no? Dopo 6 anni a Roma è passato 2 anni a Picenis, che poi a Ascoli Piceni, non so, vero? Dopodiché si è trasferito all'estero per ben 12 anni e praticamente, girando a destra e a manca, alla fine, la tappa finale è stata, dopo molte legazioni importanti, appunto la tappa finale è stata la Francia, vero, dove appunto stava al servizio, insomma, del Cardinal Mazarino, vero, al seguito del Cardinal Mazarino. E proprio mentre stava a Parigi, vero, ebbe questa intuizione appunto di fare delle incisioni appunto della nostra città, e ne ha fatte ben 8, vero? Noi alla fine ne facciamo vedere una, perché sennò diventiamo anche noiosi, ma per dire questo personaggio, avendo fatto queste incisioni, ecco, si mise in collegamento con un altro grande orvietano della famosa famiglia dei Cartari, giureconsulti, vero, per secoli, no? Proprio una tradizione passata da babbo a figlio, a nipote a nonno, eccetera. E si mise appunto in contatto con uno della famiglia Cartari, esattamente con Carlo Cartali, che anche il Carlo Cartari, che era come gli altri il giureconsulto, va bene? E quale appunto si appoggiò per avere, ecco, oltre che giureconsulto, possiamo dire, era avvocato concistoriale, ispettore degli archivi della Santa Sede, autore di varie opere, fra le quali La Rosa d'Oro. Va bene, questo Carlo Cartari, appunto, al quale si appoggiò il nostro Angelo San Vitani per avere appunto
delle finanziamenti, il quale Cartari addirittura vero, si unì al Marabottini, celebre storico lietano, sì, per cercare di trovare la soluzione per portare a buon fine queste incisioni, per le stampe praticamente. Oh, come si fa a trovare i fondi? Il mondo si ripete, la storia si ripete, è vero? C'era stato, quando una persona si arraffa per tutta la vita, vero, a far soldi, 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 poi arriva il momento che dice, mamma mia, adesso devo morire perché sono arrivato, no? Per malattia o per anzianità, per... e che cosa fa? Dice, ora tutti questi gran soldi che ho accumulato, che ci faccio? Vero? E allora le lascia in opere di beneficenza, non avendoci eredi, eccetera, eccetera. Così, con questo sistema, crede di aver messo a posto la propria coscienza. Magari non si sa come sono arrivati questi soldi, vero? Però adesso dice, io le devolvo in beneficenza, quindi, vero? Ecco. Vado a prendere un posto in paradiso, sì, si ecco, spera, insomma. Se no che, come in molte opere di beneficenza, ci hanno appozzato un po' tutti, appozzare sì, all'Orvietano, vero, metter mani, hanno cominciato i preti, i viosi, vero, addirittura gli amministratori di questa grossa fortuna, perché era dico, effettivamente la grande fortuna lasciata appunto da Muzio Cappelletti, il famoso lascito, no? Con testamento nel 1707, ma subito, 7 anni dopo, con decreto appunto pontificio, furono commutate le indicazioni del testatario e da allora, per secoli, tanti ingenti erano appunto evidentemente le ricchezze, gesuiti, vescovi, fattori, consiglieri e prelati fecero a gara, una nobile gara, appunto per mettere le mani su questo patrimonio. Allora che succede? Che appunto, dice, perché allora non approfittiamo, no, per aiutare il San Vitani nella realizzazione, eccetera, eccetera, e appunto vennero presi i fondi da questo lascito, così, questo dice un po' le parole, vero? Quando ritornerà Orvieto? Solamente nel 1668, va bene, o nel 1659, il lavoro era a buon punto e lo vedremo, vero? E lui lo dedicherà per esempio al cardinal Carlo Gualterio, poi lo vediamo appunto nelle riprese televisive. Diciamo che ritorna a Orvieto e ritorna a riprendere nel 1668, ritorna a fare quello che per cui era stato laureato, insomma, cioè fare il notaio. A fare il notaio. E addirittura nel 1674 invece addirittura a fare l'archivista. Oh, poi lasciamo stare, ecco, la morte eccetera eccetera, ci interessa relativamente, vero? Rimane invece interessante, ecco, vedere appunto adesso questo giardino che è meraviglioso e poi l'opera principale appunto quella della pianta di Orvieto, che avercene una stampa originale sarebbe un patrimonio, ecco. Mi risulta che Orvieto ci siano due. Ecco, questo è il giardino di cui vi parlavo. È tenuto bene. Pare l'Eden, è vero? Paradiso terrestre. E questo è merito dell'attuale famiglia che c'è là ora. Certo, non so se lo possiamo dire, ma... io credo non c'è niente di male. Del dottor Mario Pettinelli, signora, ecco, dei signori Pettinelli. Diciamo. Anche perché avendo fatto vedere l'ingresso della casa, tanti l'hanno riconosciuto. Beh, certo, sì. Abitava il dottor Pettinelli. Eccolo qua, infatti, poi lo vediamo, sì, ecco, di spalle in questo appunto momento. Appunto, subito sfuggito all'obiettivo proprio. È veramente... Sì, so, ci sono tutte le... Tutte, sì, le varietà, dico, sono piante esotiche, piante di tutte le pensi. Certo, ad Orvieto di giardini più o meno belli ce ne stanno tanti, no? Che sì, uno sì, passando per le vie non se li immagina, no, sì, solo guardandole dall'alto, forse andando sulla Torre del Moro si può osservare, ma quanto verde c'è in mezzo alle case. Sì, però volevo dire... Se poi uno fa un bel giretto con un bel aereo da turista sopra Orvieto, se li gusta completamente. Curati, ci sono anche piante secolari. Sì, vedo, sì, curati come questo, mi sa che, ecco, no, mi sa, sicuramente non c'è. Tanto ortensi vedo.
E quanto è grande? Quanti metri quadri sarà? Ma inizialmente si avvicinava all'ettaro. Sì, ma però su, si estende, credo, verso... Verso Piazza del Popolo, per essere precisi. Quasi tutta la via lì, del Pozzo Bianco. Beh, insomma, ecco, un angolino sì, per fare relax in mezzo a tutto il mondo. Veramente sì, è un angolo di paradiso, come ecco, solitamente si dice, no? Il gorgoglio dell'acqua, no? È la stessa che abbiamo fatto vedere, diciamo così, sfumata, e ora la riprendiamo. E ecco il dottore che gode di questa, di questo verde. Di questa pace, sì. Anche i vignoli sono particolari, addirittura vedremo adesso fra... C'è l'arte anche sul comignolo. Sì, sì. Adesso vedremo appunto. Ma questi sono comignoli rifatti o del tempo del San Vitale? No, sono del tempo, dell'epoca. Ecco. Abbiamo, vedete, la rosa dei venti, vero? Il galletto famoso, il leone, cosa questa particolarmente a cuore al dottore, che me l'ha fatta notare con tanto interesse, specialmente la faccia del leone. Con la rosa dei venti ancora gira, ruota, sì, è tutto regolare, funzionante. Sì, infatti, e abbiamo appunto studiato i venti di quel momento, infatti funzionava tutto a dovere. Beh, quindi essendo un notaio, essendo una persona che aveva girato il mondo, ecco, che era anche un benestante, insomma. Sì. Sì, era quindi poteva fare, ecco, queste case così ben arredate, sì. Così. Anche il soffitto, no? Bellissimo, insomma. I cassettoni sono belli, sicuramente belli. Come ho detto, addirittura ci sono lavori in ferro e battuto, anche in cucina. Il caminetto, è proprio sull'architrave del caminetto, appunto, è scritto San Vitani, San Vitanus, adesso non so se era in latino o in... Ah, vabbè. Vedete che sono lavori in ferro meravigliosi. Sì. Questo addirittura è rame o ottone, non è manco certo. Ferro, meno dal colore dorato. Ferro, rame, c'è un po' di tutto. Poi. Ardeo, ut, dona, remme. Ardo per donare il calore. Bello, sì. Molto bello, sì. Come si chiama questo paraventino? Come si chiama? Per chiudere la bocca del camino. Fa un po' che lavoro. Questi erano lavori che ci mettevano gli artisti allora mesi, se non anni. Sì, certo. Questa carta, questa incisione, qua vedete, quella addirittura è la pianta, ecco, Urbs Vetus, vedete, e li spiego, Orvieto, città, eccetera, eccetera. Oh, poi, naturalmente, che la dedica al Cardinal Gualterio, vero, Carolo, Cardinal Gualterio, eccetera, eccetera, no? Patrizio Orvietano, quindi questa è stata dedicata appunto a questo cardinale, anche lui di famiglia orvietana, della famiglia fa parte anche il famoso Filippo Antonio Gualterio, grande statista, bistrattato come al solito dagli orvietani, anche preso a fucilate, vero, perché lui era antimazziniano, cioè non ce l'aveva con Mazzini, vero e proprio. Lui diceva che la politica mazziniana era quella che allontanava l'unità d'Italia, perché questi piccoli modi, vero, che si svolgevano a destra e manca, i relativi regnanti chiamavano in Italia le forze straniere e quindi praticamente non... Ecco, era un allentare il processo di unificazione. Questo appunto c'è l'immagine del cardinale, ora naturalmente ci scenderemo. È una meraviglia questa carta, tra le altre cose. Dico, questa veramente merita di essere veduta. Questa dove sta? Ce l'hai te? No, io ho una copia. Dove è esposta questa? Una fotocopia. E ce l'hanno su
mi risulta appunto che c'è la, non lo diciamo perché sennò appunto può essere soggetto, sto per dire no, è meglio non farli, perché come comunque ripeto, è nelle mani di un privato, non è in un archivio, una biblioteca, c'è anche l'opera del Duomo, c'è una copia all'opera del Duomo, ma addirittura c'è i rami all'opera del Duomo. E ecco questa, l'Orvieto di allora. Sì, questa è l'Orvieto di allora, molto interessante. Questa appunto concepita a Parigi nel 1652. Certo, sulla, questa è la Rupe Est. E non c'era nessuna casa di quelle lì di oggi, vedi? C'era un grande spazio libero, addirittura una strada con i cavalli. Con i cavalli, sì. Questa noi, ecco, sì, ancora sono particolari, sì, è interessante come copia perché ci sono anche i numeri che richiamano le vie, le piazze, come le chiese, no? Per dire 25, piazza oppure chiesa di Sant'Anna, per dire, è molto interessante anche questa, sì, vedete, la zona di là appunto dove c'è la caserma ex Piave, veniva chiamata la Vigna Grande, vediamoci un po', vero, non c'era nemmeno, guardate com'era, vedete com'era armata Porta Maggiore, guardate i cannoni sopra, ecco le carrette, vero, le vedette, le cose, vedete quanti cannoni ci sono piazzati, lì era difficile, vero, entrare, poi per di più dopo abbiamo visto che col Cardinal Barberini addirittura abbiamo fatto l'antemurale, quindi ancora oggi c'è l'antemurale, no? Quel muro così sul quale si appoggia la fontanella della Madonna della Fonte, perché per realizzare quell'antemurale è stata addirittura demolita quella magnifica, non chiesa, ma addirittura basilica, perché era a tre navate, è stata officiata dal Papa, eccetera, eccetera. Ecco, vedete questo, per esempio, ecco, questo è il numero 100, è interessante, questa è la porta di Vivaria, quella. Questo era un posto di guardia. Sì, quello che si vede adesso, quella torretta, era il resto di questa. No, è la parte dell'arco. Sì. Quindi questa non esiste più. No, questa non esiste più, chiaramente. Però era una scala scavata nel tufo, cioè praticamente ci passava uno solo. L'unica porta aperta in tempo di guerra, perché sennò non dava sicurezza, non dava la possibilità. Ecco. E adesso mi hanno fatto quel papier, vero, di ferro, che per me almeno è un'offesa alla rupe, per altri giustamente no, è una cosa bellissima, quindi non stiamo qui a discutere, perché il giudizio soggettivo è quello che è. Comunque lì appunto avevamo, vede quanto che avvallamento c'è lì, poi appunto durante la guerra di Castro, che lì è stato riempito per cercare di fare una via, vero, grazie alla quale si poteva percorrere l'intero perimetro della città. Naturalmente dove c'erano quei avvallamenti dove qua riportare la terra. Vedete come sono nel dettaglio, le case proprio perfette. Questa che abbiamo visto adesso è la Porta Cortusa. La Porta Cortusa è quella che è stata chiusa dal bastione fatto nel 35, perché mi sembra che abbiamo spaziato bene. Sì, no, ma poi abbiamo messo a fuoco il personaggio e appuntano queste piante della città, che sono poi addirittura 8, perché c'è la pianta del territorio, c'è altre piante. E pensiamo che questo sia stato abbastanza simpatico e interessante, no? Una chicca cittadina, certo. Insomma. Cambiamo. Certo, Salvitani, pochi, cioè ecco. Tanti, neanche il nome, ecco. Non è tanto quanto aveva fatto, ma... Ma per dire, anche il Salvitani è stato un personaggio per cui... E non c'è nessuna via di Salvitani. No. Come ripeto, noi... C'è solo quel caminetto che ricorda... Sì, e grazie appunto agli attuali proprietari, la manutenzione meravigliosa sia della casa che del giardino.